Per me è una grande motivazione dentro, cercare di far bene, di dare una mano a questa squadra, a questo gruppo. E niente, ho voglia di mettermi in gioco, quindi Crotone per me è la scelta giusta. Mi aspetto di disputare un campionato importante, cercando di raggiungere obiettivi importanti. Ho conosciuto anche i miei compagni, il mister, il presidente, tutto lo staff, quindi penso che potremmo toglierci delle soddisfazioni. Serve il lavoro duro quotidiano e una piccola dose di fortuna che non guasta mai. Il mister l'ho conosciuto tramite alcuni compagni e mi hanno parlato tutti bene di lui, quindi spero di dare una mano alla squadra quando sarò chiamato in causa e di fare il meglio possibile, aiutando appunto i miei compagni. Sì, ho parlato soprattutto con Nico e anche lui è stato importante per la mia scelta. E niente, non vedo l'ora appunto di scendere in campo, di dimostrare il mio valore anche in campo. Sì, mi sono allenato sempre a Verona, quindi sono pronto. Forse ecco, l'unica cosa, non ho magari 90 minuti nelle gambe perché non l'ho mai fatti ancora in questa stagione, ma con gli allenamenti ci arriverò e non è un problema. Ecco. Vedremo, intanto Ursino è il suo a Milano insieme con Raffaele perché dovremmo fare qualche uscita. Mercato scoppiettante, sì, abbiamo portato a casa un calciatore importante, che voglio dire, tutti quelli che masticano calcio sanno di che spessore sia, pertanto adesso vedremo negli ultimi giorni cosa potrà succedere eventualmente. Sì, avevamo necessità di sia in attacco, come dicevo settimana scorsa, ma anche in difesa, soprattutto per i tanti infortuni che ultimamente ci stanno un po' martoriando. Spolli ne avrà almeno per un mese e mezzo, due. Curado non sappiamo quando può rientrare, pertanto avevamo necessità di portare a casa un calciatore importante che faccia reparto, ecco, pertanto. Secondo me Luca Marrone è uno di questi. Sì, è una squadra importante che ha allestita per diciamo, quantomeno per stare nei piani alti della classifica, con giocatori importanti, però voglio dire, sono fiducioso, nel senso che andremo lì sempre con il nostro spirito per giocarci la partita e cercare di fare più punti possibili. Ecco.